Buongiorno, bentornate, benvenute. E sono in ritardo per girare il video spacchettamento di Avon dell'ultima campagna che era la 15, ma me la sono presa un po' più comoda, devo dire. Sia io sia l'ho fatta prendere comoda le mie amiche, nel senso che con tutto il Natale e tutto quanto, ho detto: sentite, ci risentiamo tutto dopo le feste, facciamo l'ordine a feste finite, così siamo più tranquille e non abbiamo fretta, insomma. E quindi sono arrivata a fare l'ordine proprio gli ultimissimi giorni. Il pacco mi è arrivato giusto l'altro ieri, però poi non ho potuto fare lo spacchettamento, lo faccio adesso, oggi che è già iniziata la campagna 16, e quindi niente, mi devo sbrigare anche perché voglio dare un'occhiata al prossimo catalogo. Prossimo catalogo che mi hanno mandato, eccolo qua, con la Giorgia Palmas. Il prodotto in anteprima, insomma, il nuovo prodotto è questo qui sotto che vedete, è un olio lip oil, quindi un lucida labbra con una base oleosa che dovrebbe idratare oltre che dare quel velo di lucentezza alle labbra. Io non so se lo prenderò, perché su di me i lucida labbra non mi piacciono tanto, quindi non so se lo prenderò per fare la prova. Non so, un po' timore dell'appiccicaticcio, non perché sia olio, ma proprio il lucida labbra è una cosa che non mi piace, che non porto. Preferisco il rossetto cremoso oppure in sostituzione una tinta labbra o un rossetto liquido. Oggi sto indossando questo bellissimo colore. È di Kiko, Desert Treasure, che avevo preso a settembre, mi sembra. Bello. Bello. E sugli occhi invece ho fatto un trucco con la palette che ho trovato nel calendario dell'avvento di Look Fantastic. Carina. Molto bene. Allora, vi faccio vedere che cosa è arrivato. Quindi, non tantissime cose. Qui c'è tutta una serie di cataloghi che ho preso. Queste sono le cosine che sono arrivate e molto altro ovviamente non c'è e quindi non posso farvelo vedere, però andiamo a vedere pezzo per pezzo cos'è arrivato. Ecco, ho qualche difficoltà perché sto riprendendo con il cellulare, cosa che non mi piace tanto, e quindi mi si è rotto il treppiedi e devo tenerlo, per cui sono un po' imbrogliata con le mani. Dunque, prime due cose che sono arrivate due shampoo, eccolo qua, uno è questo Advanced Techniques, questo qui è l'Absolute Perfection. Questo 2,50 euro, ottimo prezzo, ottimo prodotto, consigliato, consigliatissimo. E un altro shampoo che è arrivato è questo, sempre di Advanced Techniques. Questo è il Daily Shine, è uno shampoo giornaliero da utilizzare appunto tutti i giorni per la lucentezza dei capelli. Poi è arrivato un olio per la pelle, che è questo qua, Skin Soft. Praticamente è un olio per il body spray, un olio secco per nutrire la pelle. Ce n'è abbastanza, è un 150 ml, ad azione nutriente. Questo è ottimo per chi non ha tanta voglia di spalmarsi di crema, spruzza l'olio secco, secondo me è una buona e valida alternativa. E costava anche pochissimo, perché vi dico 3,50 euro, quindi magnifico. Poi c'è uno smalto della Gel Shine Mark, eccolo qua, colore Citronette, che dovrebbe essere un giallino. Adesso lo vado ad aprire. Questo colore giallo tendente un pochettino forse anche al verde, però soprattutto è giallo. Citronette è una bella tonalità, sicuramente. Io invece indosso un viola metallico, bellissimo anche questo. Dunque, no, ho detto una inesattezza. Questo qui, che è l'olio secco, costa 3,99, non 3,50. 3,50 costa questa. Questa qui è quella crema multiuso per faccia, mani e corpo. Questo è il barattolone all'olio di cocco.
per le pelli da secche a molto secche. Questo è anche un altro must, uno di quei prodotti che si vendono sempre, in tutte le profumazioni, devo dire. Il barattolone per tutta la famiglia è sempre valido, sicuramente. C'è questa qui che è una spazzola pieghevole, non so se riuscite a vederla, si richiude in se stessa e ha lo specchietto, e questa viene 2,99 euro. Poi ho due borse che vi faccio vedere. Ve le avevo già fatte vedere perché ne avevo già vendute. Questa qui è la borsa a tracolla. E la mia amica l'aveva già comprata e ne ha voluto prendere un'altra uguale da regalare. Invece, un'altra che aveva già preso la tracolla, ha voluto prendere la stessa, però nella versione weekend, che è questa qua, con il manico rettangolare grossa. E secondo me sono veramente molto carine e portabilissime. Non sono elegantose, non sono belle, devo dire. Con dei colori neutri, per cui vanno benissimo. E allora la tracolla veniva 10,99, invece questa qua, che è la borsa weekend, 16,99. Ecco qui, ve l'ho aperto per farvelo vedere come è fatto. Praticamente si applica sulla pelle pulita e si mette proprio nelle zone dove c'è più imperfezioni o acne, si lascia agire e poi si rimuove. Dice di iniziare con un'applicazione al giorno. E poi successivamente, se ci sono appunto più problemi, anche 2 o 3 volte al giorno. C'è acido. Aspettate, non vorrei dire una cretinata perché da qua non leggo. Dovrebbe esserci. Uffa. Acido salicilico, volevo dirvi, che è appunto quello dell'aspirina, che ha un'azione esfoliante. Bisogna lasciarlo un po' in situ perché abbia effetto. Vediamo se può servire. Sapete quando escono quei brufoloni all'ultimo momento che vuoi fare qualcosa? Secondo me questo è un pronto soccorso, pronto soccorso pelle, ecco. Cioè, ma guardate che bello questo bracciale, questo bijou molto molto carino. Ha il braccialettino così in metallo e poi ha questi charms che, diciamo, che strizzano l'occhio a un altro braccialetto ben più famoso. Molto molto carino, guardate che proprio carino. Adesso vi dico anche quanto veniva e come si chiama. Il bracciale si chiama Clara Belle e veniva 7,99 euro, sempre nella sua confezione. Qui c'è il coperchietto, molto carino per fare un pensiero, è veramente molto molto azzeccato. Poi, sempre per mia figlia, le ho preso questo qua perché è da una vita che glielo devo prendere ogni volta che lo ordino, è sempre in spediremo, cose così, finalmente le è arrivato e va bene. Poi invece ho preso un nuovo fondotinta. Nuovo fondotinta della Enyu, che sinceramente non ne ho mai sentito parlare, nel senso che sento parlare molto del Calming Effect, che è il mio preferito, e vedremo se rimarrà sempre in cima ai miei desideri. Cioè, secondo me, il fondotinta migliore che abbia mai provato, economico, ve l'ho sempre detto. Ma ho voluto provare questo nuovo qua della Enyu, perché appunto non ne ho mai sentito parlare e volevo vedere un po' come si comporta. Dice che è anti-age transforming foundation, eccolo qua. Allora, se mi trasforma in una bellissima principessa, tutto bene. Ha un SPF di 15, sono 30 ml. Adesso provo a fare uno swatch per vedere anche la colorazione, perché ero molto molto indecisa sulla colorazione. A vederlo così mi sembra chiaro, voglio provare sulla mano. Ecco qua, ne ho messo una goccia qua sulla mano, e solo che appunto devo tenere il telefono, non riesco a farvelo vedere mentre lo spalmo.
Non è molto, cioè è forse leggermente più chiaro rispetto alla mia colorazione, ma adesso provo a spalmarlo. E vi dicevo, ho voluto provarlo proprio perché Lenew è un brand che mi piace rispetto a tanti altri prodotti e quindi volevo vedere questo fondotinta come si comportava. Ha un prezzo più alto rispetto agli altri perché l'ho pagato 13,99. Non so se era in offerta per noi presentatrici o è per tutti, non mi ricordo. Comunque, voglio dire, 14 euro per un fondotinta, diciamo che è il prezzo normale che si spende in un supermercato per qualsiasi fondotinta. Allora, l'ho spalmato qua sulla mano e in effetti non si vede, devo dire che non si vede stacco di colore, per cui secondo me ci ho pure azzeccato. Mi sembrava chiaro, ma in realtà no. È fresco all'applicazione e mi sembra leggermente radioso, non so se si vede, cioè non è matte. Questa è il primissimo giudizio che posso dare. Non mi dà la sensazione di appiccicaticcio. Vi farò sapere come mi trovo. Questo qua è la confezione. Ma ho voluto provare. Secondo me potrà darmi anche delle soddisfazioni, vedremo. Poi ho preso la caffettiera che vi avevo detto a dicembre, che per noi presentatrici c'era stata una prima campagna, forse nella 14, in cui si potevano prendere delle belle tazzine, ma non le ho prese perché ho 250.000 servizi da caffè a casa, quindi no. Però c'era una bella caffettiera di Brendani, Mocca. L'ho presa color petrolio. Spediremo appena possibile, dice il signor Avon. Va bene, e io aspetto. Poi ho preso un po' di campioncini di fondotinta. Eccoli qua. Ho preso questi. E questa volta mi ero un po' fissata sul fondotinta perché sto finendo una BB cream e un fondotinta. Wow! E allora ho detto, ma andiamo un po' a vedere. Così ho preso mi cascano varie sfumature di questo qua, che è l'Avon True Color, tanto per provare e farlo provare. E poi mi sono comprata quello lì e tutto a posto. Ho preso dei profumi, ho preso i cataloghi che vi ho detto. Qui c'è il cartaceo per le presentatrici, eccolo qua, e l'outlet per noi. Ecco. E poi ho visto che c'è anche un nuovo catalogo con i saldi per quanto riguarda i tessili. Ecco qua. Fino al 25% solo? Signor Avon. Allora, guarderò anche perché i tessili non costano poco. Sono belli, però non costano poco. Bon, vi ho fatto il mio spacchettamento. Sono un po' così in modalità un po' non estremamente gaia. Ma ho fatto la notte, dovete scusarmi, e poi mi sono alzata, mi sono preparata e tutto quanto, quindi sono ancora un po' rallenti, sia nel tono della voce, di solito sono più esuberante, invece sono un po' più pacata, ma non per niente, solo perché sono ancora intontita, ecco. Niente, vi ho fatto vedere, porterò le cose alle mie amiche e poi ci rivedremo per altri video. Niente, vi saluto e ciao ciao ciao!